Una possibilità per i comuni di rendere fruibili luoghi pubblici sottoutilizzati. Una possibilità per i giovani di occupare questi spazi al fine di dar vita a progetti utili per lo sviluppo del territorio e l'innovazione sociale. Queste sono le finalità del bando regionale Luoghi Comuni, curato dall'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione ed illustrato a Barletta nel corso di una conferenza ospitata da Palazzo della Marra. I dettagli del bando avviato lo scorso 11 dicembre sono ben esplicitati da Tommaso Colagrande, funzionario della Regione Puglia. Il bando funziona, come dicevo, in una duplice fase. Una prima fase in cui è l'ente locale che candida gli spazi e questi spazi, qualora ritenuti idonei, vanno a finire in una piattaforma alla quale poi successivamente le organizzazioni giovanili possono accedere e quindi scegliere gli spazi più idonei alle loro progettualità e realizzare all'interno di questi spazi appunto attività a favore dei giovani. E la Regione Puglia, attraverso l'ARTI, mette a disposizione di queste organizzazioni giovanili 40.000 euro per realizzare progetti che si sviluppano nell'arco di 2 anni e che possano evidentemente dare nuova vita a questi spazi con uno sguardo rivolto all'innovazione sociale e quindi a servizi che siano rivolti da un lato ai più giovani, dall'altro all'intera comunità locale. Sull'importanza del bando a luoghi comuni come volano per l'occupazione giovanile si è soffermato il vicepresidente ANCI Puglia e consigliere comunale di Barletta, Carmine Doronzo, il quale non ha mancato di indicare quali possano essere i luoghi idonei a partecipare al progetto nella città della disfida. Abbiamo bisogno di riaprire i nostri luoghi pubblici di tutta la regione e soprattutto dobbiamo dare la possibilità ai nostri giovani di fare impresa sociale, di fare attività sociale, di fare cultura, di attivare processi di partecipazione. Ho offerto degli spunti di riflessione all'amministrazione comunale di Barletta e ci sono delle ipotesi oggi già al vaglio della dirigenza e del sindaco. Uno su tutti, per esempio, è quello della ex chiesa della Sacra Famiglia che si trova nel quartiere Borgovilla, insomma adiacente alla Villa Bonelli, però l'amministrazione, da quello che so, sta valutando anche altri luoghi.